Allora ragazzi, io sto facendo questo video perché sono passati... No, è passato esattamente un anno da quando con Simone ho aperto Framery, adesso che ci penso. E niente, quindi dopo un anno vi voglio un attimo raccontare l'esperienza dell'aprire una startup, un'attività autonoma di fotografia e videomaking, giusto per anche un po'... sfogo di un anno di lavoro. Allora, come prima cosa mi viene da dire che è veramente tanto difficile trovare clienti. Non mi aspettavo, essendo che comunque con gli anni 2000 c'è stato sviluppo di internet, i social e così via dicendo, ma effettivamente i social sono un po' un salto nel vuoto, se così possiamo dire. Cioè, nei social viene sempre mostrato la startup e così via che ha subito successo. Pensavo anch'io che, trattandosi di social, comunicando comunque con un pubblico prettamente giovane, cioè comunque della magari stessa fascia d'età e così via, non che in un anno diventassimo subito ricchi, però pensavo che comunque la crescita sui social, per quanto riguarda l'aspetto comunque follower, comunque seguito, quindi non tanto di clienti, avesse un impatto maggiore. E invece no, crescere sui social, nonostante siamo nel 2024, è comunque difficile, è un impegno veramente pesante. E difatti qua arrivo al punto, quello forse più complesso di tutto Framery, di tutta un'attività nuova, ovvero la ricerca di clienti. Da agosto, quindi praticamente a quasi un anno da Framery, essendo ora ottobre, da agosto abbiamo aperto il profilo Threads, e vi devo dire che Threads è stata una manna al cielo. Da quando è uscito l'ho sempre schifato, proprio perché non ho mai utilizzato Twitter, cioè, o almeno non l'ho mai utilizzato come ad esempio si utilizza Instagram, quindi con costanza e così via. Ma l'ho scaricato, ci ho perso un po' di tempo, non essendo una persona molto social e praticamente il principale gestore dei social, se così lo possiamo dire, perché su Framery, per quanto riguarda aspetto social, io mi occupo principalmente del pubblicare, decidere i giorni, quindi fare un'analisi di quali giorni magari sarebbe meglio in base anche al target, quindi se il nostro target magari per un determinato video è un pubblico giovane, ma pubblico giovane comporta anche il fatto che vanno a scuola e quindi fino a un certo orario, fino alle 3, alle 4, è inutile pubblicare, mentre Simone si occupa più della creazione dei contenuti di per sé. Quindi per quanto riguarda l'aspetto social ho già detto quello che mi sentivo di dire, mentre per l'aspetto clienti Threads, come dicevo, è stata veramente una manna dal cielo, perché lì veramente apriamo Threads e troviamo gente che ha bisogno di videomaker, di fotografi, quindi scriviamo e là rimane tutto in una speranza del, come prendete un curriculum, si rimane nella speranza del spero accetti proprio me tra tutti quelli che ci sono. Tante persone ci hanno scelto a noi e sono anche rimaste soddisfatte, difatti chiediamo sempre una recensione su Google. E vi devo dire, non ovviamente per come si può pensare, come sicuramente alcune persone penseranno, ma la manipolazione e così via, perché per attirare più clienti, così. In realtà no, noi quello che semplicemente chiediamo ai nostri clienti, una volta concluso tutto il servizio, quindi spedito il materiale, che sia foto, video e così via, ve la metto un attimo prima il barbarico, ti andrebbe di lasciarci una recensione tramite questo link, così, cioè finisce là. Quindi finora abbiamo ricevuto tutte le recensioni a 5 stelle, considerazioni buone e così via. Aspetto YouTube, per quanto riguarda YouTube purtroppo cioè non è che andava male, comunque nell'ultimo anno abbiamo, in un anno di Framery abbiamo totalizzato 337 iscritti, un totale di visualizzazioni che al momento non mi ricordo, e che però, no, adesso che però ci penso vado a cercare effettivamente. Allora, abbiamo avuto finora su YouTube di visualizzazioni totali esattamente nell'ultimo anno 40.000 visualizzazioni, che ora essendo nuovo, non nuovo su YouTube perché io sono nato e cresciuto con YouTube, però essendo il primo effettivo canale che porto avanti con costanza e così via, non so se 40.000 visualizzazioni in un anno sia un buon risultato oppure no, però
personalmente, essendo partito talmente con un pubblico da zero, non lo ritengo un brutto traguardo. Tempi di visualizzazioni, siamo esattamente a 353 ore, molto lontani, visto che per attivare la monetizzazione dobbiamo arrivare a 3000, se non erro, e quello sarà la sfida, l'obiettivo del nuovo anno 2025, mentre gli iscritti, come vi dicevo, 337. Quindi YouTube non sta andando male, anzi sono abbastanza contento di come andiamo su YouTube. Molti video ci stanno facendo 200-300 visualizzazioni. Un video fatto da Simone sul suo acquisto della FX30, veramente una cam fantastica, quindi vi consiglio di andarvi a recuperare il video, e ha totalizzato quasi 1200 visualizzazioni, cosa per noi stupenda. L'unico problema, stessa cosa che riscontriamo anche su TikTok, anche se TikTok l'aspetto forse minore, il pubblico, non fraintendetemi, i commenti, se così possiamo dirlo, threads YouTube, TikTok, Instagram per fortuna no. Non è che è brutto ricevere commenti negativi, perché spesso i commenti negativi ti aiutano a crescere. Uno dei primi commenti che abbiamo ricevuto sul nostro canale è stato proprio riguardante l'audio, e difatti grazie a quello Framery ha potuto migliorare l'audio nei suoi video. Quindi Framery per il 2025 punterà a cercare sempre nuovi clienti, a lasciarli soddisfatti, obiettivo che ci siamo imposti fin da subito e che siamo riusciti a raggiungerlo. E niente, quindi questo video l'ho voluto fare un attimo per raccontare quello che è stato Framery dietro le quinte, l'aspetto che le persone comunque non hanno tanto visto, e perché anche non abbiamo condiviso, e che probabilmente alcuni già si aspettavano da una nuova attività e altri che magari proprio non lo sapevano cosa potesse succedere. Quindi ci vediamo al prossimo video, che o sarà un vlog o magari un altro video come questo. Niente, ci vediamo ragazzi.